Ehi, Leni, ci chiami Alfonso Signorini. Beh, grazie. Vabbè. Proprio lui. Chiamo Alfonso Signorini. È finita. Dopo 6 mesi. Solo. Mamma mia. Ma non siete felici? Ma sì. Felicissimi. Ma lo sapete perché sono felice? Perché? Perché? Perché adesso la casa è vuota. L'Este. No. Sì, 400 metri quadri d'amore. Mamma mia. Mamma mia. Voglio di scendere la stanza giusta, amore mio. Ah, come sono felice. Ha vinto Tommaso Zorzi. Il più famoso, tra l'altro. Cristiano. No, dimmi. Vabbè, comunque qua festeggiamenti fino alle 5 del mattino. Durante festeggiamenti, pensate, la contessa De Blanca ha ingoiato Pupo per errore. Come Jabba the Hutt. E quindi adesso l'avete appesa per i piedi, dando i colpi sulle spalle. Come, è come lì fate? Come i gatti, con il mezzo pelo. Si sente una vocina che fa. Ma andiamo subito con gli scoop. Scoop. Sorpresa per Stefania Orlando. Le fanno incontrare il suo cagnolino. Ma il piccolo chihuahua non la prende bene e abbandona lo studio. Non gli è stato garantito, il gettone di presenza. E ha rifiutato la liberatoria. Poi fa la pipì addosso a Malgioglio dopo averlo scambiato per un bidone dell'immondizia. E poi ancora scoop. Sorpresa anche per Pierpaolo Petrelli. Prima del verdetto finale, gli autori li fanno incontrare il suo figlio di 5 anni che lo attende fuori con un regalo. Grandi emozioni fino a quando il bambino al quarto abbraccio, dopo averlo guardato negli occhi, gli ha chiesto: scusa, ma tu chi saresti? Un'indagine emerge che gli ascolti del Grande Fratello crollano il 5% ogni volta che parla Pupo e risalgono appena finisce un discorso. Sì. Poi scuppone, Tommaso Zorzi è il nuovo portavoce di Mario Draghi. Questo che aspettavamo noi. E ancora Matilde Brandi, dopo 6 mesi, riesce a dire: c'ero anch'io. Poi si accorge che era già in pubblicità. Povera. E per finire, grande festa, ragazzi. Beh, adoro. Grande festa per Laura Pausini, vincitrice del Golden Globe. Festeggia sui social e rivela: non festeggiamo per la vittoria del Golden Globe, ma perché era l'ultima puntata del Grande Fratello. R101, la banda di R101.